Ma più ci pensi più succede che poi finisce che non ce la fai, che non ce la fai. Sospesi in volo su una grande giostra al suono della musica, giriamo io e te, giriamo io e te, la stessa vita così amara qualche istante fa. Danilo Giganti è il nostro nefa della situazione. Come nasce questa passione all'interno del carcere di Brooklyn? Allora, questa passione io la coltivavo sin da piccolo e poi, diciamo, avendo possibilità nell'istituto, diciamo, di frequentare questo corso canoro, ci è stata data comunque questa possibilità, allora lì ho, diciamo, tirato fuori il nefa che era in me, ecco. Grazie a Maria Grazia, alla dottoressa Spuches, alla dottoressa Rinaldi e al direttore che ci ha offerto questa possibilità, che per noi è una grande possibilità. Tu fai solo questo o ti impegni in altre attività? Allora, lì ci stanno parecchie aree, c'è l'area trattamentale soltanto una, però comunque ci sono dei vari settori, tipo corsi di informatica, corsi di canto polifonico, corso di apnea e anche, diciamo, corso di geometra. Comunque sono inserito nella scuola Ipsia e al canto polifonico. Quindi non sarà il canto il tuo lavoro una volta fuori? Il canto più che altro lo faccio anche per hobby, magari se mi capiterà in futuro, lo spero, di andare in un piano bar a suonare, a canticchiare, perché no, ben volentieri. O magari rimanere sempre dentro a coinvolgere anche gli altri ragazzi, a raccontare la tua esperienza positiva. Sì, questo sì, ovviamente. C'è l'interesse nostro e far capire alla gente che noi vogliamo, diciamo, tirar fuori il meglio di noi, e così anche la dottoressa Spuches e la direzione che ci induce a prendere, diciamo, ad intraprendere un percorso positivo per il futuro. Ecco, la locandina dice testualmente, sì, che queste iniziative servono a dare la voce a chi non ce l'ha. Ma veramente non avete voce là dentro? Ma non è facile, diciamo, per noi divulgare tutti i problemi, tutte le problematiche, diciamo, che ci... Prova a dirne uno. Ma noi già sappiamo la condizione drammatica delle carceri, perché quotidianamente comunque i telegiornali ne parlano costantemente. Ma io posso dire però una cosa, che rispetto ad altri istituti che non cito i nomi, comunque Brugole è l'eccellenza delle carceri nel sud, perché ho girato parecchi istituti e quindi non posso dire che Brugole sia un carcere dove la gente viene messa chissà dove o viene trattata male. Che manca l'acqua calda. No, è tutto risolto, sempre grazie alla costanza, alla determinazione della direzione insieme a noi detenuti. Abbiamo fatto di tutto per non soffrire il sovraffollamento e comunque ci diamo una mano l'un l'altro. Quanto possono aiutare questo tipo di esperienze? Ecco, nel tuo caso è il canto. Che cosa ti dà quel momento? Ma hai una sensazione di libertà, di sfogo, cioè evadi, diciamo, tra virgolette, nel senso evadono i tuoi pensieri, cioè non stai a pensare sempre alla reclusione, ecco, è una cosa che giova molto. In quanti siete adesso a seguire questa disciplina? Siamo in 20 detenuti che si occupano, diciamo, del corso canoro. Concerto di Natale, oggi siete qui al Lab Siracusa per uno scambio culturale di esperienza. Prossimamente dove vi incontreremo? Ma noi speriamo che ci sia una prossima volta, perché a noi fa piacere comunque, come posso dire, a noi fa piacere comunque mostrarci in giro per far capire anche alla gente comunque che noi non siamo per come ci descrivono alcuni, perché in ognuno di noi c'è del buono, sì, abbiamo sbagliato, però in ognuno di noi c'è del buono, e quindi a noi fa piacere comunque dimostrare alla gente che siamo dei ragazzi che siamo già pronti a stare nella società, ecco. E per te, Danilo, questo quando dovrebbe avvenire? Ma altri 2 annetti, diciamo, con tutta la liberazione anticipata. Bocca al lupo. Grazie. You got a friend.
siamo con Antonio Gelardi, direttore della Casa di Reclusione di Augusta. È un progetto veramente nobilissimo. Da quanto tempo va avanti? Ma dunque, Letto in Carcere va avanti da quasi 20 anni. Abbiamo sempre più sviluppato il modo di farla e ne abbiamo fatto in particolare strumento di contatto con la cittadinanza. Fra le eccellenze, ecco, almeno nel nostro ambito, ci sono attività congiunte detenuti e studenti, per esempio il teatro, che ha ricevuto un premio che domani verrà consegnato dal Presidente del Senato Piero Grasso, ma anche attività, corsi, laboratori di ceramica, laboratori di pittura. Abbiamo avuto un detenuto, un ergastolano extracomunitario, omicida, quindi diciamo quello che potrebbe essere considerato il cattivo, che invece ha insegnato la pittura ai ragazzi e che adesso è fuori e lavora all'esterno. Tante attività di questo genere. Il canto l'abbiamo portato oggi qua, quindi parleranno le canzoni. E sono tutte attività espressive, perché il problema del carcere è sì sovraffollamento, ma è anche, devo dire una brutta parola, annichilimento della personalità. Queste attività espressive creative servono a continuare a fare sì che il tempo in carcere non si arresti.